Amici sportivi alla visione e all'ascolto, un cordiale saluto da Stefano Benzi e ben ritrovati. Forse avrete riconosciuto il massiccio della Marmolada, il castello di Gardena, le montagne dell'Alpe di Siusi. È il contesto all'interno del quale si svolge il bellissimo appuntamento della Maratona Sud Tirol Sella Ronda 2014. Numerosissimi gli iscritti, uomini, donne, giunti da ogni parte del mondo per vincere un trofeo particolarmente atteso, inserito all'interno del circuito del Marathon World Series. Ieri mi sentivo molto bene, ci dice Katrin Schwing, cercherò di fare la mia gara, un concetto ribadito anche da Elena Gadoni. La tattica, ci dice Elena, sarà quella di dare un'occhiata alle mie avversarie e cercare di marcarle da vicini. Elena è sicuramente una delle favorite insieme alla norvegese Borghild Løvseth. Qui ci sono veramente tanti ottimi ciclisti, non so darvi un nome, ma le avversarie sono tante e sono molto forti, molto solide. Si parte con il colpo di cannone, sono 62 chilometri, la partenza prevista per le donne alle 7.10 del mattino con Elena Gadoni che prende subito il comando delle operazioni, seguita da Borghild Løvseth e dalla polacca Ziolkowska. Katrin Schwing l'avete riconosciuta poco fa con questa curiosa livrea leopardata all'inseguimento. La prima a passare al rifugio Panorama, 2100 metri sul livello del mare, è proprio la nostra Elena Gadoni. Mentre più tardi si preparano alla partenza gli uomini, 84 chilometri. Ci sarà da soffrire, dice Stephen Thum. Partenza degli uomini prevista alle ore 7.20 con il direttore della corsa, Peter Rungaldier, campione di sci, campione di Super G e vice campione del mondo di discesa libera, pronto a dare il via in una delle manifestazioni più attese dell'estate della Val Gardena. Anche qui con alcuni atleti italiani sicuramente tra i super favoriti, atleti come Daniele Mensi che conoscono molto bene il percorso e che possono dire la loro, proprio come Daniela Gadoni in ambito maschile. Proprio Mensi si porta subito al comando della corsa, è lui il per primo a passare sulla collina del Danter Cepies. Lunghe fasi di ascesa, poi lunghe fasi di discesa che ovviamente cercano di far recuperare un pochino di fisico, un pochino di muscoli, ma diventano sempre estremamente pericolose per via di un tracciato sempre aspro e difficile da leggere. Mentre Mensi è già verso la zona della discesa, gli altri stanno ancora cercando di raggiungere il picco del Danter Cepies, da qua si scende verso Corvara. E la prima a passare in vetta al Danter Cepies non è Daniela Gadoni, ma è Verena Krenzeller della squadra austriaca, seguita da Daniela Gadoni, e lì immediatamente dietro vedete nel frattempo le avanguardie del gruppo maschile, che nel frattempo si è portato sotto il drappello femminile con Daniele Mensi sempre a fare l'andatura. Ovviamente fioccano le cadute, questa è la discesa che porta verso il villaggio di Corvara attraverso il Pralongia, e mentre Daniele Mensi è già a Corvara, gli altri sono ancora giù dalla discesa del Pralongia a cercare di colmare un gap che nel frattempo si è fatto abbastanza pesante.
Un'immagine ravvicinata per Verena Krenzlener, che ha preso il comando davanti a Daniela Gadoni, che sta inseguendo in terza posizione in questo momento, alle spalle anche della tedesca Elisabeth Brandau, con Daniela Veronesi qui inquadrata quarta e Borghild Löfseth, eccola qui, al quinto posto. Daniele Mensi non accenna a rallentare il suo ritmo molto intenso. È lui al comando quando inizia la seconda scalata del Pralongia, con un gruppo più raccolto insieme a Yuri Ragnoli ci sono lo svizzero Urs Huber e il colombiano Leonardo Paes. La collaborazione tra i tre porta al recupero del battistrada, la fuga di Daniele Mensi finisce e adesso davanti ci sono quattro corridori. Alla prima discesa Urs Huber e Leonardo Paes decidono di attaccare, mentre Borghild Löfseth si porta alle spalle di Verena Krenzlener e cerca di contrastarla per la leadership, con Elena Gadoni all'inseguimento. Al passaggio da Campolongo Elena è terza, mentre Elisabeth Brandau è prima al villaggio di Araba, proprio all'inizio del passo Pordoi, seguita dalla Löfseth e della Krenzlerer. Un problema per la Krenzlerer, che si è sbagliata nella foga di una discesa, ha sbagliato sentiero, ha sbagliato tracciato, è stata costretta a tornare indietro, a riprendere parte del tracciato e ha perso sicuramente del tempo prezioso. La maratona maschile da 84 km a Campolongo vede la fuga di Huber e di Leonardo Paes rintuzzata. Non solo, ma adesso il gruppo è ancora più ricco. Si sono aggiunti l'italiano Tony Longo e Paul Roel Paulissen. Il gruppo prosegue a 6 per un pochino, poi è Yuri Ragnoli a cercare l'affondo verso il picco del Surasas, con Leonardo Paes alle sue spalle, Huber terzo e Tony Longo al quarto posto. Yuri Ragnoli in una parte del tracciato particolarmente difficile, circondato dalla neve, preferisce evitare rischi e trascina la bicicletta. Sarebbe troppo pericoloso cercare di mantenere l'equilibrio su un terreno non solo innevato ma ghiacciato e con della neve fresca sopra. Stessa scelta per la Brandau, stessa scelta anche per tutti gli altri ciclisti che seguono. Terreno estremamente selettivo in una giornata fresca di prima mattina, ma che con il passare delle ore comincia a farsi calda con il salire del sole. Ragnoli è il primo a passare al Pordoi e inizia la discesa verso Canazei, Val di Fassa. Alle sue spalle Leonardo Paes in una bella fase downhill. Ragnoli in questa fase ha un problema tecnico e ne approfitta Leonardo Paes, che lo sorpassa proprio quando Ragnoli sembrava poter avere il comando delle operazioni. Davanti alla graduatoria femminile invece la situazione è estremamente dinamica. Adesso al comando c'è la norvegese Löfseth con la polacca Ziolkowska alle sue spalle. Sfortunatissima la Krenzlener, che dopo aver sbagliato tracciato ha avuto anche due furature e sembra aver perso completamente ogni chance di vittoria. Attacco decisivo in ambito femminile da parte di Elisabeth Brandau, che verso la salita del rifugio Valentini oltre il passo Sella decide di salutare la compagnia, abbandona alle sue spalle sia la norvegese Löfseth che la polacca Ziolkowska e si porta davanti a tutte.
Fuga forse decisiva per la Brandão, mentre Leonardo Paes aumenta il suo vantaggio verso il passo del Duron a quota 2280, per poi connettersi sul sentiero che porta al rifugio Zallinger all'Alpe di Siusi. Questo è il momento decisivo. Dal rifugio Zallinger c'è soltanto discesa per arrivare a Selva di Val Gardena. Nessun rischio per Elisabeth Brandão, che non commette errori, non cade, controlla bene e passa il traguardo in solitudine. Elisabeth Brandão vince il Sella Ronda femminile con un tempo di 4:32:52 davanti alla polacca Ziolkowska a 2 minuti e 58 e alla norvegese Borghild Løvseth a 3 minuti e 56. Percorso, lo ricordiamo, per le donne di 62 chilometri. Ho iniziato male perché mi era rimasta tutta la colazione sullo stomaco e ho sofferto anche di un po' di mal di pancia, di un po' di mal di stomaco. Poi con il passare delle ore mi sono sentita sempre meglio, ho cominciato a prendere le atlete che mi stavano davanti, sono passata dalla posizione numero 6 alla 5, alla 4, alla fine ho deciso di partire quando la salita era veramente molto dura e sono riuscito a staccare tutte prima in salita e poi in discesa. Arrivo solitario anche per il colombiano Leonardo Paes, che chiude in 4:45:07. Sfortunato Mensi, il primo italiano a staccarsi, sfortunatissimo Ragnoli, bloccato da un problema meccanico quando era al comando. Alle spalle di Paes lo svizzero Huber, in 2:33, al terzo posto il belga Paulissen, dopo 3:59. Ho perso un po' di tempo in downhill perché sono caduto una volta, il mio ginocchio mi faceva veramente molto male. Poi piano piano sono riuscito a ripartire, sono riuscito a rimettermi sotto e dopo Canazei ho preso il comando e sono riuscito ad arrivare finalmente davanti a tutti al traguardo ed è la terza volta. Posso essere veramente molto felice di questo risultato. 84 metri, 84 chilometri di grande fatica ma anche di grande successo con Stephen Thum che chiude al 19° posto e vince la classifica generale della UC Marathon World Series con lo svizzero Huber al secondo posto. Ed è tutto per questa maratona della Sella Ronda. Grazie per averci seguito. Alla prossima.